Sì, buongiorno a tutti. Vedo che abbiamo circa 50 persone connesse. Aspettiamo magari ancora un attimo, giusto che avevamo avuto un numero un po' più alto di iscritti, e poi iniziamo con questo primo webinar Arisla del 2021. Lo scorso anno abbiamo avuto delle presentazioni che hanno cercato di mettere un po' le basi rispetto a quelle che sono le tipologie di studio e di approcci metodologici, e da quest'anno invece iniziamo a parlare di contenuti e di aspetti scientifici specifici, e lo facciamo con questo primo webinar che affronta gli aspetti dell'aggregazione proteica e soprattutto delle attività a livello nucleare con due nostri ospiti che sono dei plurifinanziati Arisla. Benvenuti a tutti, lascio la parola a Stefania Guareschi che introduce i nostri ospiti. Grazie, buon ascolto. Ok, benissimo. Allora, i nostri ospiti allora sono Serena Carra e Fabrizio Dada di Fagagna. Inizierà la professoressa Serena Carra, che è professore associato di biologia molecolare presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell'Università di Modena e Reggio Emilia dal 2015. E il suo laboratorio, scusate, non mi vedete, io non mi sono accesa perché i comandi così. Mi vedete? Buongiorno a tutti. Nel suo laboratorio si occupa di comprendere come il sistema di controllo delle proteine permette di mantenere l'omeostasi cellulare, l'omeostasi proteica, e in questo contesto ha identificato alcuni processi specifici di controllo di qualità delle proteine che impediscono l'accumulo di proteine soggette a misfolding e in questo modo riescono a mantenere uno stato dinamico dei granuli da stress, degli stress granules. E questa deregolazione è implicata sia nella sclerosi laterale amiotrofica che nella demenza frontotemporale. Ha ottenuto tre grant Arisla, due come principal investigator nel 2014 e nel 2018 e uno come partner sempre su questi temi di controllo qualità delle proteine. Il dottor Dada di Fagagna invece lavora presso l'IFOM di Milano, il CNR di Pavia, ed è un biologo cellulare molecolare che lavora in particolare sul ruolo della risposta al danno DNA nell'invecchiamento e nel cancro. Nel suo laboratorio studia quelli che sono i meccanismi di neurodegenerazione legati al danno al DNA e all'instabilità del genoma nel contesto sia dell'invecchiamento del cervello che della malattia di Alzheimer. Il suo gruppo di ricerca ha recentemente scoperto una nuova classe di RNA non codificanti che si generano nel momento del danno al DNA e sono necessarie per l'attivazione di una risposta. Anche lui, come la professoressa Carra, ha ottenuto due grant Arisla su questi temi, uno dei quali anche lui è attivo in questo momento. Quindi, se siamo pronti, fatemi vedere quanti partecipanti ci sono in modo che si possa partire con la professoressa Carra. Sì, secondo me sì, siamo nei tempi, così non ritardiamo, lasciamo più spazio alla discussione anche dopo. Vorrei solo Serena? ricordare a tutti di inserire le loro domande durante anche la presentazione nella chat, giusto, Stefania? In modo che poi Sì. alla fine cerchiamo di creare un momento di discussione, di riprendere i vari contenuti in una maniera un po' organica. Grazie, buon ascolto. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Vedete le slide? Mi sentite bene? Sì, procedi Sì, perfetto. pure.
Allora, le cellule eucariotiche sono altamente compartimentalizzate, contengono organelli delimitati da membrana, come ad esempio il nucleo, e numerosi organelli che non sono delimitati da membrana. E troviamo organelli senza membrana all'interno del nucleo stesso, quali il nucleolo, i corpi PML, i fociti danno al DNA e numerosi complessi RNA proteine, come i granuli da stress, i T-bodies, all'interno del citoplasma. Questi granuli da stress si formano mediante, scusate, questi complessi senza membrana si formano mediante un processo biofisico noto come separazione di fase liquido-liquido, nel quale molecole che si trovano in una soluzione omogenea a bassa concentrazione si concentrano mediante interazione all'interno di una fase più densa, che appare come delle vere e proprie goccioline liquide. E questo processo di separazione di fase può essere regolato da numerosi fattori, come cambiamento della temperatura, cambiamento della salinità, del pH, modificazioni post-traduzionali delle proteine e le transizioni di fase svolgono dei ruoli molto importanti nella biologia cellulare. Ad esempio, concentrando in specifici siti, enzimi e substrati, queste transizioni di fase possono facilitare delle reazioni enzimatiche. D'altro canto, in risposta allo stress cellulare, possono sequestrare delle molecole segnale spegnendo delle vie segnaletiche a favore di un reindirizzamento delle energie per l'attivazione dei processi che servono per il mantenimento della vitalità cellulare e la risposta in condizioni di stress. A livello nucleare, queste transizioni di fase fungono come veri e propri hub per riorganizzare l'architettura della cromatina e, ad esempio, regolare l'espressione di specifici geni o per orchestrare la risposta del riparo al danno del DNA, processo del quale ci parlerà più in dettaglio il professor Fabrizio Dadda di Flagagna nel talk successivo. Queste transizioni di fase sono indotte da specifici tipi di proteine. Possiamo considerare due tipologie principali di proteine: proteine multivalenti, ovvero proteine che hanno numerosi domini di interazione con altre proteine e che quindi sono in grado di stabilire contatti, transienti con numerosi partner. Oppure le proteine disordinate. Che cosa sono? Sono proteine che contengono delle regioni che non assumono una struttura secondaria tipica di alfa elica o di foglietto beta e che viene pertanto detta disordinata. La presenza di questi domini, che vengono detti anche domini a bassa complessità o domini di tipo prionico, e che è caratterizzata dalla presenza in elevate quantità di aminoacidi polari come la glutamina, l'asparagina e la serina, conferisce a queste proteine, qui vediamo ad esempio FUS, una proteina di lama LRNA, la capacità di interagire molto rapidamente e quindi andare incontro al processo di fase di separazione di fase liquido-liquido. Tuttavia, se da un lato questo disordine intrinseco è fondamentale per mantenere le proprietà fisiche degli organelli senza membrana, dall'altro lato ha un costo, ovvero quello di aumentare la propensità di proteine disordinate a perdere il loro stato di conformazione nativo, biologicamente attivo, e ad assumere uno stato di unfolding o misfolding che non è stabile e che le rende prone ad aggregare. Ed infatti, se noi studiamo la transizione di fase di proteine disordinate in vitro, possiamo vedere, e questo è ancora l'esempio della proteina FUS, che al di sopra di una certa concentrazione la proteina FUS esce da questa soluzione nella quale si trova distribuita in maniera omogenea, forma queste goccioline all'interno delle quali le molecole sono estremamente dinamiche, ma a causa del disordine intrinseco di queste proteine, queste goccioline maturano nel tempo in idrogel. E in questi idrogel noi troviamo degli aggregati di tipo amilare, ma che sono reversibili. Quindi qua vedete le due frecce che vanno nelle due direzioni proprio per indicare la reversibilità di questi processi, che sono quindi considerati fisiologici, cioè fanno parte della risposta fisiologica della cellula a cambiamenti ambientali o allo stress. Tuttavia, proprio a causa del disordine intrinseco di queste proteine, questi organelli senza membrana possono maturare in veri e propri aggregati di tipo amiloide irreversibile, come vediamo qui. Ora, noi sappiamo che la conversione di polipeptidi da uno stato solubile ad uno stato aggregato irreversibile di tipo amiloide è tipica di più di 50 malattie nell'uomo, che sono raggruppate sotto il nome di amiloidosi. E queste amiloidosi comprendono la malattia di Alzheimer, di Parkinson e le stesse sclerosi laterali amiotrofiche e demenza frontotemporale. Tutte queste patologie sono accomunate dalla presenza di aggregati proteici, sia citoplasmatici che nucleari, in tipologie neuronali o di cellule muscolari diverse in base al tipo di patologia,
ma tutti questi aggregati appunto hanno questa struttura di tipo amiloide e sono particolarmente arricchiti in proteine disordinate. Quindi all'interno di questi aggregati troviamo una grande rappresentazione di proteine disordinate come ad esempio TDP43, FUS, HRNPA1. E studi di genetica recentemente hanno indicato che mutazioni in geni che codificano per proteine disordinate sono associate alle forme familiari di queste patologie neurodegenerative, comprese la SLA. E gli studi di biochimica effettuati in diversi laboratori hanno potuto dimostrare che tutte le mutazioni associate a patologia generalmente accelerano la transizione di fase da una fase liquida fisiologica ad una fase di tipo amiloide irreversibile, che è considerata patologica. Ora, l'accumulo di proteine aggregate è qualcosa che avviene costantemente all'interno delle cellule, le quali hanno evoluto un sistema di qualità, di controllo della qualità delle proteine, che consiste innanzitutto negli chapeau molecolari che agiscono in prima linea e che riconoscono proteine nel loro stato di ripiegamento non corretto, detto unfolded o misfolded, e cercheranno di favorirne il folding nello stato nativo, quello biologicamente attivo. Quando ciò non è possibile, gli chapeau molecolari indirizzano queste proteine unfolded o misfolded, gli aggregati proteici, verso i principali sistemi di degradazione cellulare, ovvero il sistema ubiquitina proteasoma, la chaperon mediatino autofagi o l'autofagia, e lo fanno in complesso con altri cofattori, chaperon molecolari, co-chaperon ed enzimi. Nella patologia della sclerosi laterale amiotrofica, negli ultimi anni sono stati scoperti numerosi geni coinvolti e io vorrei classificare questi geni in due principali famiglie funzionali. Da un lato, numerosi geni sono giocatori del protein quality control e qui citiamo ad esempio la valosin containing protein, VCP, P62, ubiquilin 2, C9ORF72, i quali sono tutti coinvolti normalmente nell'indirizzare proteine danneggiate o misfoldate verso i sistemi di degradazione proteasoma o autofagia. Dall'altro lato troviamo tutta una serie di geni che codificano per proteine coinvolte nel metabolismo dell'RNA e tutte queste proteine sono accomunate dal fatto che contengono delle regioni disordinate e vanno incontro ai processi di separazione di fase all'interno della cellula e che quindi possono essere soggette a queste transizioni di fase aberranti che portano alla formazione di aggregati di tipo amiloide. Quindi se prendiamo in considerazione i concetti di cui vi ho parlato fino adesso, ovvero che il disordine all'interno di queste proteine le rende più vulnerabili all'aggregazione e quindi le rende più dipendenti da un efficiente sistema di controllo della qualità delle proteine e che naturalmente questi organelli senza membrana sono instabili e tendono naturalmente ad aggregare, ecco, sulla base di questi concetti nel nostro laboratorio abbiamo lavorato proprio negli ultimi anni per cercare di comprendere se e come il protein quality control potesse indirettamente mantenere la funzionalità e le proprietà dinamiche di questi organelli senza membrana. E d'altro canto, siccome sappiamo che c'è una riduzione progressiva del protein quality control, un declino vero e proprio durante l'invecchiamento, ci siamo chiesti se il fatto di avere una riduzione della funzionalità del protein quality control potesse, insieme a queste transizioni di fasi aberranti, concorrere ad esacerbare l'aggregazione proteica e quindi a portare una disfunzione in realtà cellulare e rappresentare quindi un meccanismo patogenetico per patologie neurodegenerative come la SLA. Ora, come vi dicevo, la produzione di prodotti potenzialmente aggreganti avviene all'interno delle cellule costantemente. Non dobbiamo pensare che proteine aggregano solo se derivanti da mutazioni del DNA. Ecco, a causa di mutazioni nel DNA, ma a causa anche di errori nel processo di trascrizione che porta alla sintesi dell'RNA, oppure a causa di errori che si verificano durante il processo di traduzione, avviene la produzione di cosiddetti prodotti difettosi dei ribosomi o DRIPS. E questi DRIPS sono intrinsecamente misfolded o unfolded perché non possono acquisire il loro stato nativo o perché sono troncati o perché hanno delle sostituzioni di aminoacidi e sono riconosciuti dal protein quality control per essere degradati. Ora, negli ultimi 10 anni, grazie al sostegno di ARISLA e anche del Ministero, nel nostro laboratorio abbiamo potuto dimostrare che questi DRIPS che vengono costantemente prodotti dalle cellule possono influenzare le proprietà dinamiche di alcuni organelli senza membrana, in particolar modo granuli da stress, nucleoli e corpi PML. E vi spiegherò oggi come, secondo noi, queste disfunzioni possono rappresentare un importante meccanismo patogenetico nella SLA e nella demenza frontotemporale.
Cominciamo con i granuli da stress, i quali si formano in una condizione, come dice il nome, di stress, ovvero la cellula è sottoposta ad uno stress ossidativo, a un aumento repentino della temperatura o a infezioni virali, risponde riducendo in maniera transiente la traduzione delle proteine. E questo avviene attraverso il disassemblaggio dei polisomi. I polisomi si disassemblano rilasciando subunità ribosomali, rilasciando gli RNA messaggeri, le proteine di legame agli RNA, molte delle quali sono disordinate, e rilasciando anche tutte queste proteine, DRIPs, che sono delle proteine in fase di sintesi che vengono rilasciate come forme tronche. Ora, da un lato, in questo momento della risposta cellulare allo stress, tutti questi componenti vengono rapidamente concentrati mediante separazione di fase liquido-liquido all'interno dei granuli da stress. Tuttavia, nello stesso luogo, che è un ambiente intracellulare estremamente denso, vengono rilasciate anche delle grandi quantità di DRIPs, perché si considera che su ogni RNA messaggero ci sono simultaneamente da 6 a 8 peptidi che sono in fase di sintesi. Siccome questi DRIPs sono, diciamo così, appiccicosi, perché espongono delle regioni idrofobiche che possono interagire in maniera promiscua con altri componenti, ci siamo chiesti, non è possibile, e questi DRIPs, ricordiamo, devono essere inviati alla degradazione da parte degli chaperon molecolari, VCPP62, che sono due geni mutati associati nella SLA. Ci siamo quindi chiesti, non è possibile che durante questa risposta repentina allo stress i DRIPs possano coaggregare con i granuli da stress? E è possibile eventualmente che gli chaperon molecolari abbiano quale funzione? Quella di prevenire la coaggregazione dei DRIPs con granuli da stress. Vi presenterò solo alcuni degli esperimenti chiave che ci hanno permesso di arrivare a questa conclusione. Ora, innanzitutto abbiamo indotto la formazione di granuli da stress in cellule di mammifero e come prototipo cellulare abbiamo utilizzato le cellule ILA, poco costose, ma nella quale questi processi sono altamente conservati e quindi rappresenta un buon modello per questi studi di base. Quindi abbiamo indotto la formazione dei granuli da stress, dopodiché abbiamo lasciato la cellula recuperare dopo lo stress in terreno controllo o in presenza di un inibitore di uno chaperon molecolare chiave che è HSP70 e questo inibitore si chiama VER. Abbiamo quindi fissato le cellule dopo un'ora o 2 ore di recupero e abbiamo contato la quantità di cellule che non riusciva a disassemblare i granuli da stress. Potete vedere qui che l'inibizione di questo chaperon molecolare HSP70 è sufficiente per raddoppiare la quantità di cellule che non riescono a disassemblare i granuli da stress. Ci siamo poi chiesti se questo potesse correlare con l'aggregazione dei DRIPs all'interno dei granuli da stress. E quindi abbiamo marcato i DRIPs in rosso e i granuli da stress in verde. Ora, nella parte a sinistra vediamo quello che accade in condizioni controllo. I granuli da stress in verde si formano e non contengono DRIPs, i quali formano degli aggregati a livello del citoplasma o si accumulano all'interno del nucleo. E ritorneremo su questo concetto fra qualche minuto. Tuttavia, se induciamo la formazione dei granuli da stress in cellule nelle quali abbiamo inibito l'attività di HSP70, potete vedere che c'è una perfetta colocalizzazione fra i granuli da stress e i DRIPs, i quali aggregano all'interno dei granuli da stress. Questo ha un effetto funzionale e infatti questi studi ci hanno permesso di determinare e classificare l'esistenza di due tipologie diverse di granuli da stress, i cosiddetti granuli fisiologici che contengono delle scarse quantità o non contengono DRIPs, che sono altamente dinamici, cioè si formano in risposta allo stress e si disassemblano rapidamente nella fase di recupero e che se trattati con l'enzima RNasi sono estremamente sensibili e vengono digeriti perché la loro formazione si basa su interazioni proteina RNA e RNA-RNA. Quindi quello che rimane dopo il trattamento con l'RNasi sono dei piccoli foci di proteine che erano normalmente all'interno dei granuli da stress. Ma se facciamo lo stesso esperimento in cellule nella quale abbiamo inibito lo chaperon molecolare HSP70, vediamo che questi granuli da stress non sono più digeriti dall'RNasi, perché le loro interazioni sono prevalentemente di tipo proteina-proteina e si sono convertiti più in quello che noi definiamo un aggregato, infatti contengono delle altissime quantità di DRIPs. Quindi definiamo aberranti quei granuli da stress che contengono delle elevate quantità di DRIPs, che sono meno dinamici e che sono non più sensibili al trattamento con l'RNasi. Ci siamo poi chiesti, questo è un processo che avviene normalmente, quindi se noi abbiamo un'inibizione di una parte del protein quality control, ricordiamo stiamo soltanto inibendo HSP70 e la famiglia degli chaperon molecolari è estremamente varia,
abbiamo un effetto così netto sui granuli da stress. Però nei granuli da stress vengono reclutate tutte quelle proteine intrinsecamente disordinate che sono propense all'aggregazione e le forme mutate di queste proteine, TDP43, FUS, HNPA1, associate a SLA, hanno anche una tendenza maggiore ad aggregare. Ci siamo quindi chiesti, non è possibile che i granuli da stress di una cellula che esprime proteine mutate associate a SLA abbia una tendenza maggiore a intrappolare i DRIPS nei granuli da stress. E ancora una volta abbiamo fatto gli esperimenti innanzitutto in un modello cellulare di base come le ILA che esprimono la proteina FUS con il tag GFP nella sua forma wild type o la forma mutata G156E associata a SLA. E ci siamo chiesti, siamo andati a vedere quanto nel tempo i DRIPS si accumulassero nei granuli da stress. Quindi qua abbiamo al tempo massimo della formazione dei granuli da stress 3 ore e poi abbiamo analizzato i granuli da stress dopo 6 ore di trattamento con l'inibitore del proteasoma, tempo al quale normalmente i granuli cominciano a disassemblarsi, e abbiamo comparato le cellule che esprimevano la proteina FUS wild type mutata. Come potete vedere, già in condizioni normali, quando è presente il FUS wild type, più tempo ci mettono i granuli da stress a disassemblare, maggiori sono le chance di trappolare dei DRIPS, e questo è esacerbato dalla presenza della proteina FUS mutata. E dati simili sono stati poi riprodotti in fibroblasti di pazienti SLA con mutazione nel gene TDP43 o con mutazione nel gene BCP. E questi ovali in rosso stanno ad indicare proprio quella popolazione di granuli da stress nelle cellule del paziente che è estremamente arricchita in DRIPS. E questi dati sono stati ottenuti in collaborazione con la dottoressa Cereda e Mandrioli. Quindi, di fatto, questi risultati ci hanno permesso di determinare che una frazione dei granuli da stress può accumulare questi prodotti difettosi della sintesi proteica, che l'accumulo dei DRIPS nei granuli da stress ne altera le proprietà biochimiche, dinamiche e ne riduce il disassemblaggio, e che esiste un sistema di Chaperon molecolari attivo che previene l'accumulo di questi DRIPS all'interno dei granuli da stress per mantenere le proprietà biofisiche liquide e dinamiche dei granuli da stress. Questi risultati hanno avuto una certa risonanza anche a livello internazionale, perché altri gruppi hanno poi dimostrato effetti simili e trovato altri componenti del protein quality control che giocano un ruolo. Ad esempio, il gruppo di Buchberger ha dimostrato che la proteina P97 o VCP, gene mutato associato a SLA, in complesso con ZFAND1, fa un targeting dei DRIPS alla degradazione impedendone la loro aggregazione con i granuli da stress. Ma quando c'è una disfunzione di questo complesso, i granuli da stress si arricchiscono in DRIPS e dovranno essere smantellati anche in parte tramite l'autofagia. Successivamente è stato dimostrato che, ad esempio, il complesso C9ORF72P62, entrambi i geni coinvolti nel protein quality control ed associati quando mutati a SLA, è coinvolto nell'inviare granuli da stress aberranti all'autofagia per rimuoverli quando questi non possono essere disassemblati correttamente. Ed infine un dato molto importante ottenuto nel laboratorio del professor Taylor, che ha dimostrato come l'induzione cronica ripetitiva dei granuli da stress porta ad una loro maturazione in uno stato aggregato che per composizione è molto simile a quegli aggregati, a quelle inclusioni che noi troviamo nei tessuti dei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica e demenza frontotemporale. Quindi ci si può chiedere, va bene, questi dati sono interessanti, ma come può una riduzione del dinamismo dei granuli da stress spiegare una patologia così complessa come la SLA? Ora, ricordiamo che i granuli da stress sono in equilibrio con i poliribosomi, dove gli RNA vengono sintetizzati, e con i P-bodies, dove gli RNA vengono degradati. Durante la fase di stress si sequestrano fattori di trasporto nucleare, quindi partecipando in maniera indiretta alla regolazione del trasporto di sostanze tra l'interno del nucleo e il citoplasma. Ed inoltre, come vi dicevo all'inizio, una delle loro funzioni è quella di spegnere determinate vie segnali attraverso ad esempio il sequestro di mTORC, che è una delle principali proteine coinvolte nella regolazione della crescita cellulare e del metabolismo cellulare. Quindi in condizioni normali il protein quality control permette che questi granuli da stress mantengano le loro proprietà dinamiche, quindi vi è un equilibrio e la cellula risponderà allo stress per poi ripristinare la sintesi proteica e il trasporto di molecole tra il citoplasma e il nucleo. Ma nei soggetti affetti da SLA
a causa di numerosi fattori, fra i quali una incapacità di smaltire i DRIPS, la presenza di proteine mutate associate a SLA, questi granuli col tempo si convertono in uno stato aggregato che va a sequestrare questi fattori, va a sequestrare i fattori della regolazione del trasporto nucleare e molecole segnale, riducendo la capacità delle cellule di adattarsi e di rispondere correttamente a situazioni di stress. E tutto questo contribuisce a ridurre la capacità delle cellule a sopravvivere a stress cronico e a aumentarne la vulnerabilità. Un altro organello senza membrana che è suscettibile alla presenza dei DRIPS è il nucleolo. Infatti, nel corso dei nostri esperimenti ci siamo resi conto, anche con sorpresa, che una quota di DRIPS penetrava all'interno del nucleo e si accumulava in particolar modo all'interno dei nucleoli, che sono qui indicati in verde con la GFP nucleolina. Allora, questo è stato un risultato abbastanza sorprendente, perché in generale si tende a pensare alla membrana nucleare con i suoi pori come una barriera molto efficiente che riduce l'immissione di proteine misfoldate sintetizzate nel citoplasma all'interno del nucleo, proprio per proteggere il genoma. In realtà questa è una risposta che la cellula attua in condizioni di stress, perché questi DRIPS che possono diffondere all'interno del nucleo si accumulano nei nucleoli, che funzionano un pochino da cestino, diciamo così, che ha la capacità di mantenere questi aggregati, queste proteine aggregate, in uno stato reversibile, solubile. Infatti con il tempo questi DRIPS vengono poi rimossi, e vengono rimossi con l'attività del protein quality control, perché infatti se durante la fase di recupero noi andiamo a bloccare con la droga MG132 l'attività del proteasoma, uno dei sistemi di degradazione cellulare, vediamo che i DRIPS permangono all'interno del nucleolo. Se la cellula subisce un concomitante stress, che può essere l'inibizione o una riduzione stessa dell'attività proteasomale, oppure un aumento della temperatura, in questo caso uno shock termico, vediamo che l'accumulo dei DRIPS, qui indicati in rosso, all'interno dei nucleoli marcati in verde, determina la conversione del nucleolo in uno stato di tipo amiloide. Infatti queste cellule sono state marcate con questa sostanza che si chiama amiloglo, che permette di rilevare proteine in uno stato di tipo amiloide. Ricordiamoci che esistono aggregati amiloidi di tipo amiloide reversibili e fibrille di tipo amiloide irreversibile. Questo tipo di amiloidogenesi che avviene all'interno del nucleolo è una risposta del tutto fisiologica, perché normalmente poi nella fase di recupero dopo lo stress, ancora una volta grazie all'intervento degli shock molecolari, questi corpi di tipo amiloide nucleolari vengono sciolti, perché i DRIPS vengono degradati e le proteine che vi si erano accumulate vengono smaltite o ridirezionate altrove. Però ancora una volta, se durante la fase di recupero dopo lo stress noi blocchiamo l'attività dello shock molecolare HSP70, lo stesso che ci promuove la conversione dei granuli da stress in uno stato aberrante, vediamo che questo processo di amiloidogenesi rimane, diventa irreversibile, quindi questi nucleoli mantengono il loro stato aggregato, diciamo così. Ci siamo poi chiesti, oltre ai DRIPS, quali altre tipologie di prodotti che vengono generati dalle cellule possono andare ad accumularsi nel nucleolo, rappresentando quindi un potenziale stress, un sovraccarico per il nucleolo. Esistono due rami del protein quality control, il protein quality control e il ribosomal quality control, che rileva danni a livello del messaggero. Quindi in questa slide vediamo l'RNA messaggero che codifica per la proteina GFP che utilizziamo come reporter. Se in questo caso viene a mancare il codone di stop o i ribosomi non rilevano il codone di stop, i ribosomi continuano a tradurre la regione che normalmente al 3' UTR non viene tradotta in proteina e si spingono fino all'interno della coda poli-A dell'RNA. Questo causa un rallentamento e un vero e proprio blocco dei ribosomi che viene rilevato da chaperon molecolari specifici, fra i quali l'enzima e tra i ligasi listerin 1, ma anche NEMF e lo stesso BCP. Ora, questa coda di poli-A viene tradotta in una stretch di polilisina che viene quindi ubiquitinato dall'enzima listerin 1. Successivamente il complesso di Chopin, NEMF e VCP potrà estrarre questo prodotto difettoso per inviarlo alla degradazione da parte del proteasoma. Ora, utilizzando il reporter GFP con o senza il codone di stop, abbiamo visto che l'assenza del codone di stop determina il targeting di questi prodotti all'interno del nucleolo, che è in questa volta marcato in rosso, sempre la nucleolina. In questo caso il targeting al nucleolo è dovuto proprio a quello stretch di polilisina che viene sintetizzato.
e abbiamo poi potuto dimostrare che questi prodotti non stop, se non correttamente smaltiti, possono sovraccaricare i nucleoli e facilitarne la conversione in uno stato di tipo amiloidogenico. Ed infatti abbiamo preso cellule controllo, oppure cellule nelle quali abbiamo ridotto l'espressione di Listerin 1, li abbiamo trattate con l'inibitore del proteasoma che porta alla formazione di questi corpi nucleolari amiloidogenici, e poi abbiamo lasciato le cellule recuperare in terreno controllo. Quindi se compariamo le ultime due barre del grafico, vediamo che rispetto alle cellule controllo, le cellule nelle quali abbiamo una riduzione dell'espressione di listerina non sono altrettanto capaci di sciogliere i corpi amiloidogenici nucleari che rimangono, che persistono nel tempo. Ora, uno si può chiedere in che cosa questi risultati possono essere rilevanti o connessi alla patologia della sclerosi laterale amiotrofica. Ora, noi sappiamo che uno dei geni mutati con più frequenza nella SLA è il gene C9OR72, dove abbiamo un'espansione di una regione dell'introne del C9OR72 che porta, mediante un processo non canonico di traduzione detto RAN translation, alla sintesi di dipeptidi altamente aggreganti. E fra questi dipeptidi abbiamo quelli ricchi in arginina, come il PolyGR e il PolyPF. Studi condotti nel laboratorio del professor Taylor e del professor Steven McKnight avevano indicato che questi PolyPR e PolyGR hanno un'elevata tendenza ad accumularsi all'interno del nucleolo e in particolar modo in compartimenti subnucleolari, e causano una riduzione della capacità del nucleolo di svolgere la sua funzione di sintesi dei ribosomi, quindi causando tossicità cellulare. Ora, noi abbiamo potuto dimostrare che l'accumulo di questo GR50 da solo, in assenza di altri stress, causa la conversione del nucleolo in uno stato di tipo amiloide. Infatti qui vedete in basso a sinistra cellule che sovraesprimono la proteina RPL23A con il tag GFP, è una normale proteina ribosomale che si accumula nel nucleolo, ma essendo foldata correttamente non causa amiloidogenesi. Ed invece vediamo che l'accumulo della proteina GFP-GR50, questo dipeptide prodotto da cellule con mutazione nel gene C9OR72, causa l'amiloidogenesi. E quindi questi dati insieme ci danno due informazioni importanti. La prima è che ci hanno permesso di scoprire una nuova funzione dei nucleoli. I nucleoli rappresentano un sito importante di controllo della qualità di proteine per il mantenimento della proteostasi all'interno del nucleo, perché fungono da veri e propri tamponi che sono in grado di solubilizzare proteine che sono normalmente aggreganti, come i DRIPS e i prodotti non stop. Tuttavia, la capacità dei nucleoli di esercitare un effetto tampone solubilizzante è limitata, e quindi nel momento in cui abbiamo situazioni di stress che perdurano o in presenza di prodotti di peptidi come il PolyGR e il PolyDR, andiamo a sovraccaricare il nucleolo. E quindi noi ipotizziamo che il concomitante accumulo di DRIPS, di prodotti non stop, che sono normalmente prodotti dalle cellule, con la concomitante presenza di questi PolyGR e PolyPR, possa rendere i nucleoli delle cellule dei pazienti affetti da SLA molto più vulnerabili all'esposizione a stress cronico, un po' come per i granuli da stress. Ed ancora una volta, il tutto dipende molto da un sistema di controllo della qualità delle proteine efficiente, il quale va incontro ad un declino naturale con l'invecchiamento. Infine abbiamo un altro organello senza membrana nucleare che è molto importante per il mantenimento della proteostasi nucleare, e sono i corpi PML. I corpi PML si formano per autoassemblaggio e separazione di fase liquido-liquido della proteina PML, che ha un sito di interazione con proteine sumoilate ed è essa stessa sumoilata. I PML all'interno del nucleo fungono da veri e propri cestini che vanno a intrappolare, compartimentalizzare in condizioni di stress, siano esse lo shock termico o l'inibizione del proteasoma, DRIPS. Quindi qua li vediamo, i DRIPS in rosso sono nel nucleolo, come vi ho fatto vedere prima, ma in condizioni di stress vengono proprio intrappolati, compartimentalizzati a livello dei PML bodies. E che cosa succede? Qui a livello dei PML bodies vengono reclutati tutta una serie di fattori coinvolti nel protein quality control. E infatti vediamo in questa immagine che abbiamo la poliubiquitina, perché i DRIPS vengono poliubiquitinate, cosa che abbiamo potuto dimostrare con esperimenti che non vi mostro qui, sono comunque pubblicati, vengono concentrati shock molecolari come HSP70, VCP stesso e lo stesso proteasoma.
E abbiamo potuto dimostrare che la funzione dei corpi PML è proprio quella di concentrare in questi siti tutti i fattori necessari per facilitare la reazione biochimica di ubiquitinazione e quindi la degradazione. Ed infatti, ancora una volta, durante lo stress acuto, le proteine poliubiquitinate, in questo caso i DRIPs poliubiquitinati, vengono concentrati ai PML bodies. Durante la fase di recupero, in condizioni di controllo, questi prodotti poliubiquitinati vengono digeriti e smaltiti, ma questo richiede l'attività degli scaffi molecolari HSP70 e VCP, perché se noi ne blocchiamo l'attività con gli inibitori VER e aierestatin, rispettivamente, vedete che questi DRIPs poliubiquitinati permangono nel tempo. E qual è l'effetto funzionale di una mancata efficiente degradazione di proteine poliubiquitinate che si sono accumulate in condizioni di stress? Ancora una volta, una conversione di fase aberrante, perché questi corpi PML si convertono in uno stato di tipo amiloide, che ancora una volta può essere reversibile se gli scappi molecolari e il proteasoma intervengono per smaltire queste proteine poliubiquitinate, ma può diventare irreversibile in condizioni di inefficienza del sistema di controllo di qualità delle proteine. E che quindi, se questi DRIPs poliubiquitinati non vengono rimossi dai corpi PML, i corpi PML si convertono in uno stato solido e le molecole di PML non sono più dinamiche al loro interno e li intrappolano sequestrando i proteasomi, HSP70, VCP e quantità importanti di ubiquitina. Ora, l'ubiquitina è una molecola che svolge molteplici funzioni all'interno della cellula e all'interno del nucleo serve non soltanto come etichetta per fare il targeting delle proteine misfoldate, fra i quali DRIPs al proteasoma, ma serve anche per ubiquitinare l'istone H2A, il quale permette di, diciamo così, etichettare delle regioni del DNA che non sono state replicate correttamente. Ad ogni ciclo cellulare esistono porzioni del nostro genoma che non sono replicate correttamente. Queste porzioni del genoma vengono identificate attraverso l'ubiquitinazione di H2A. Questo H2A ubiquitinato viene riconosciuto dalla proteina di riparo del danno al DNA 53BP1 che va incontro a separazioni di fase liquido-liquido formando dei veri e propri organelli che vanno a uno scudo attorno a queste regioni del cromosoma fragili che dovranno essere poi replicate correttamente successivamente o comunque riparate. Ora, la quantità di ubiquitina che è presente nel nostro nucleo e nelle nostre cellule è limitante e ci siamo chiesti, è possibile che ci sia una vera e propria competizione nell'utilizzo dell'ubiquitina per la risposta allo stress prototossico e per il mantenimento dell'integrità del nostro genoma? Allora, in condizioni di controllo, come vedete qui, in basso a sinistra, le cellule contengono un determinato numero di foci di 53BP1 che sono indicati in verde. Se noi blocchiamo il proteasoma, questi foci di 53BP1 scompaiono completamente e questo corrisponde con l'accumulo dei DRIPs poliubiquitinati ai PML bodies. Vediamo i DRIPs poliubiquitinati qui a livello, questi foci rossi che corrispondono ai PML bodies, come vi ho fatto vedere prima. Durante la fase di recupero, riquadro in alto a destra, vediamo che i DRIPs poliubiquitinati vengono digeriti, le molecole di ubiquitina possono essere riciclate e i foci di 53BP1 in verde vengono ripristinati. Ma se durante la fase di recupero noi blocchiamo l'attività dello scappo molecolare HSP70 e quindi inibiamo il riciclo e il recupero dell'ubiquitina perché i DRIPs poliubiquitinati rimangono lì e i PML bodies si convertono in uno stato di tipo aggregato, vediamo che questi foci di 53BP1 non possono essere ripristinati. Questo ed altri esperimenti che ancora una volta per questione di tempo non vi mostro, ci hanno permesso di dimostrare che cosa? Che esiste una vera e propria competizione nell'utilizzo dell'ubiquitina fra la risposta allo stress prototossico nucleare e il mantenimento dell'integrità del genoma. E ancora una volta, come meglio ci dirà il professor Dada di Fagagna nel talk successivo, sappiamo che alterazioni del riparo al danno al DNA e una riduzione dei foci di 53BP1 sono tipici di cellule di pazienti affetti da SLA e sono considerate come un meccanismo patogenetico importante. E quindi questi dati possono ancora una volta suggerire che è una riduzione della capacità delle cellule di gestire prodotti difettosi della sintesi proteica, proteine mutate, che porta a una riduzione della proteostasi nucleare, compromettendo anche indirettamente funzioni quali l'instabilità genomica, la stabilità del genoma. Quindi, riassumendo tutti i risultati che vi ho mostrato oggi,
Vi abbiamo, ma, insomma, questi risultati ci permettono oggi di dire che le nostre cellule devono costantemente far fronte all'accumulo e alla sintesi di prodotti difettosi e danneggiati, e che questi prodotti difettosi e danneggiati, siano essi prodotti non stop o DRIPS, insieme ai prodotti mutati a livello, insomma, che derivano da mutazioni genetiche, possono, se non correttamente smaltiti dal protein quality control, accumularsi all'interno di organelli senza membrana, in particolar modo i granuli da stress, i nucleoli e i corpi PML, inducendo una conversione della loro fase liquida in una fase aberrante di tipo amiloidogenico. Se questa conversione di fase non è reversibile grazie all'efficiente intervento del protein quality control, avremo una conversione in una fase di tipo amiloide irreversibile, con disfunzione di organelli che sono importanti per la funzionalità cellulare, e questo, secondo noi, contribuisce proprio a ridurre la capacità delle cellule di rispondere e adattarsi allo stress cronico. Con questo voglio innanzitutto ringraziare Arisla per l'opportunità di presentare i nostri risultati, ringraziare tutti i membri del laboratorio, sia coloro che sono andati a lavorare altrove che le persone presenti ancora nel laboratorio, per tutto il lavoro fatto in questi anni. In particolar modo Laura Mediani ha condotto la maggior parte di questi esperimenti con l'aiuto di Francesco Antoniani, i collaboratori, tutti i partner dei progetti Arisla, e in particolar modo i collaboratori internazionali Simon Alberti e On Brandman. Grazie, grazie Serena. C'è una domanda molto tecnica che magari puoi rispondere velocissimamente adesso perché siamo già un po' in ritardo, però forse vale la pena dirla adesso. Una domanda in cui ci chiedono in che modo avete marcato i DRIPS in immunofluorescenza? Vabbè, questa è una domanda tecnica. Viene utilizzato un analogo della puromicina che viene incorporato durante la sintesi proteica e quindi blocca la sintesi delle proteine, e quindi vengono marcati in questo modo. Ok, grazie. E passiamo a questo punto al dottor Di Fagagna con la sua presentazione. Poi, diciamo, se ci sono domande, vi invito tutti ovviamente a inserire nella parte delle domande e risposte delle, le vostre domande e curiosità, anche spunti per la discussione finale. Fabrizio. Grazie Anna. Vediamo se riesco a condividere lo schermo come era intenzione iniziale. Un attimo, scusatemi. Vedete bene il full screen? Sì, grazie. Perfetto, fantastico. Allora, un attimo che lo ritocco. Perciò, grazie innanzitutto per l'opportunità di essere qui con voi, grazie ad Arisla che costantemente continua a supportare la nostra ricerca. Noi, non siamo neurobiologi, ma noi siamo scienziati che studiano come le cellule accumulano danno e rispondono a questa minaccia, alla loro sopravvivenza, e noi siamo fermamente convinti che l'accumulazione di danno e come le cellule rispondono a questo danno sia importante in numerose malattie degenerative, in particolare le malattie neurodegenerative, in cui le cellule sono tipicamente differenziate terminalmente e perciò hanno una lunghissima vita, e perciò l'integrità del loro genoma è vitale per la loro sopravvivenza e per il loro funzionamento. Perciò permettetemi di introdurvi brevemente il concetto di DNA damage response. Sì, ecco. DNA damage response è essenzialmente tutta quella serie di eventi che accadono in una cellula quando il genoma nucleare viene danneggiato, e ci sono tutta una serie di lesioni che possono accadere al genoma e al suo DNA, e oggi mi concentrerò specificamente su quelle lesioni che noi chiamiamo DNA double strand break, in cui la doppia elica del DNA viene letteralmente spezzata in due. Chiaramente sono le lesioni più gravi, perché di fatto spezzano un cromosoma in due, e chiaramente questo non può non avere conseguenze. Perciò le cellule vogliono essere capaci di determinare la presenza di danno prontamente, perciò si sono dotati di cosiddetti sensori del danno. Uno di questi
complessi proteici che detecta la presenza di DNA danneggiato, che vuol dire l'accesso a estremità del DNA, perché telomeri a parte, l'intero genoma non ha estremità accessibili, in quanto è appunto un'unica lunga molecola, a parte, ripeto, i telomeri. Perciò il complesso cosiddetto Mary-Levener-50-MBS1, in breve mRNA, è la proteina, il complesso proteico che riconosce le DNA end esposte. Questa è la prima fase di sensing del danno al DNA. Dopo aver scoperto che c'è danno in una cellula, le cellule vogliono attivare tutti i processi molecolari, perciò un modo per farlo è segnalare questa presenza di danno con l'attivazione di una chinasi, una proteina chinasi che è la proteina ATM, e tra l'altro tutte queste proteine sono mutate in tutta una serie di condizioni genetiche gravi come l'atassia per l'angiectasia, Nijmegen breakage syndrome, Nijmegen-like syndrome, perciò tutte condizioni genetiche di instabilità genomica, spessissimo con una forte componente neuronale. I pazienti sia che l'angiectasia hanno un'importantissima e grave deficienza impairment nel cervelletto, appunto, dovuto appunto alla morte del Parkinson's. Perciò certamente la neurodegenerazione è estremamente è un fenotipo estremamente forte, estremamente chiaro e caratterizzante l'instabilità genomica associata in questi pazienti. Perciò dicevo, quando il danno viene generato, c'è un primo step di sensing, c'è uno step di amplificazione di questo segnale, ci sono tutta una serie di proteine che si accumulano a questi siti di danno, c'è una proteina che viene fosforilata, è il listone H2X, che quando viene fosforilato l'ATM si chiama gamma H2X, successivamente mi sentirete parlare di gamma H2X, e questo gamma H2X permette l'accumulo di tutta una serie di proteine ai siti di danno come MBS1 o 50DB1, e il numero è tale di queste proteine che vengono accumulate che potete vedere, questi sono due nuclei di due cellule che sono state irradiate, perciò danneggiate esogenamente. Vedete, ognuno di questi puntini li chiamiamo foci, ognuno di questi foci è una singola lesione che è stata riconosciuta dall'apparato del DNA Damage Response, perciò vediamo che la cromatina, l'istone H2X viene fosforilato e 50DB1 si accumula ognuno di questi siti. Perciò abbiamo tutta una serie di eventi locali che portano alla formazione di questi foci dove le proteine si accumulano per segnalare la presenza di danno e per cercare ovviamente di ripararlo, che è lo scopo finale di tutta l'operazione. Questi sono eventi locali, ovviamente nel caso in cui il DNA non venga riparato molto velocemente, l'intera cellula, l'intero nucleo deve essere informato della presenza di questo danno, e questa è la missione di alcune proteine chinasi che sono invece diffusibili, che non si accumulano ai siti di danno come queste proteine, ma in realtà passano solo transientemente al sito di danno per venire fosforilate, per venire attivate e di conseguenza poi informare tutte le diverse componenti del nucleo circa la presenza di danno, e perciò tanti sono i substrati di queste chinasi, mi viene in mente certamente il P53 che è uno dei decision makers, e di fatto le decisioni possono essere tante, sono gravi, la cellula può fermarsi per sempre, il processo di senescenza cellulare, che è un processo che noi abbiamo studiato per molti anni e continuiamo a studiare, le cellule possono decidere di suicidarsi, vanno incontro all'apoptosi, o soltanto transientemente fermarsi, e la transienza di questo arresto è dovuta al fatto che appunto il danno viene riparato e le cellule possono riprendere le loro funzioni come prima. Questa è la visione abbastanza canonica, classica e forse vorrei dire antiquata di questi eventi, perché recentemente abbiamo scoperto qualcosa che ha radicalmente cambiato la nostra percezione di come funziona l'attivazione del DNA Damage Response, perché abbiamo scoperto che i siti di danno si sintetizzano degli RNA che hanno la sequenza del DNA danneggiato. In altre parole, quando il DNA si rompe, lì
quel DNA danneggiato viene trascritto. E questi trascritti non sono un prodotto spurio, sono essenziali per attivare tutti quegli eventi che vi ho appena descritto. Cioè, a parte gamma H2X, l'accumulazione dei foci, quelli più 52A, non accadrà se non permettete la sintesi, l'accumulo di questi DNA. Il checkpoint non verrà enforced, la senescenza cellulare non verrà iniziata e non verrà mantenuta. Perciò questi RNA hanno una funzione cruciale e molto upstream nella sequenza degli eventi. E quando noi l'abbiamo scoperto relativamente recentemente, siamo dovuti diventare un laboratorio di RNA che ha dovuto cercare di caratterizzare la biogenesi e le funzioni di questo RNA, cosa che certamente non è stata semplice, e perciò, visto che anche gli eventi sono onestamente complicati, ho sintetizzato una buona parte delle nostre conoscenze circa questi eventi, così dopo posso descrivere maggiormente in dettaglio le funzioni di questi RNA, che anticipano, sono di regolare quei fenomeni che prima la professoressa Cara ha già menzionato, perciò questi fenomeni di LLPS, queste formazioni di condensati, e poi appunto discutere come questo può essere rilevante nella degenerazione appunto della SLA. Perciò la versione semplificata degli eventi che vi voglio proporre oggi è la seguente: il DNA, quando viene danneggiato, viene immediatamente riconosciuto, come anticipavo prima, da questo complesso proteico MRN, l'MR11-50-MBS1 complex, che riconosce le lesioni. So far so good, questo è quello che già sapevamo. Quello che poi abbiamo scoperto è che MRN carica al sito di danno l'RNA POL2, ed è un RNA polimerasi attiva che infatti trascriverà bidirezionalmente quelli che noi abbiamo chiamato damage induced long non-coding RNA. E sono non-coding per la gran parte, chiaramente, perché gran parte delle lesioni accadono ovunque accadono nel genoma, gran parte del genoma è appunto non codificante. Questi RNA sono appunto più abbondanti, dicevo, su uno strand e un po' meno su un altro strand, ma comunque entrambi gli strand del DNA danneggiato vengono trascritti. Abbiamo anche poi scoperto di essere processati da Dicer e da Rocha, che è la stessa machinery che processa i precursori dei microRNA. E poi abbiamo scoperto che questi RNA processati più corti, che abbiamo chiamato ddRNA, si appaiono per complementarietà di sequenza con i loro precursori. E solo quando i loro RNA corti si appaiono agli RNA lunghi, questo permette appunto la formazione di quei foci che appunto vi descrivevo prima, che sono questi. Un altro modo di vedere queste cose, e che di cui discuteremo un po' meglio forse dopo, è la nozione è che ognuno di questi singoli foci ha il suo RNA, perché essendo ognuno di queste lesioni una porzione diversa del genoma, questo appunto sarà associato a una diversa sintesi di diversi RNA. Perciò siamo riusciti a ricostituire questi eventi in vitro con proteine purificate, e voglio brevemente menzionare questo perché ci ha permesso di capire un po' meglio la sintesi di questi RNA. Perciò siamo riusciti ad attivare la trascrizione dalle DNA ends mescolando un plasmide normale, circolare o linearizzato, mRNA purificata, l'RNA polimerasi 2 purificata anch'essa, e un po' di nucleotidi, di cui uno radioattivo che ci ha permesso di visualizzare la sintesi in vitro. E perciò abbiamo scoperto che nel momento in cui mescoliamo l'RNA POL2 con un templato lineare di DNA, vediamo un po' di sintesi di RNA, ma certamente non un evento molto robusto, ma nel momento in cui aggiungevamo anche mRNA, questo sensore del danno, questa trascrizione veniva drammaticamente aumentata. Sulla base di questo sistema, che come vedete è abbastanza robusto, siamo riusciti a studiare i meccanismi che portano a sintesi da queste DNA ends, e in maniera molto molto semplificata, e voglio menzionare perché questo è qualcosa che abbiamo
solo recentemente pubblicato, abbiamo scoperto che quello che fa mRNA è aprire le estremità delle DNA ense, e questo di fatto ricrea quasi quello che potrebbe somigliare a una bolla replicativa, una mezza bolla replicativa, che è chiaramente il substrato ideale per le RNA polimerasi che trascrive. Perciò, facendo forse un passo indietro al di là di questi dettagli molto molecolari, quello che vi sto dicendo è che abbiamo scoperto che ove il DNA si rompe, questo promuove la trascrizione. E ovviamente nel genoma parla di una regione dei cromosomi che promuove la trascrizione, non tende a pensare a un double strand break, ma tende a pensare a un promotore trascrizionale. Perciò recentemente abbiamo voluto cercare di rispondere a questa domanda che era un tallo nella nostra testa per un bel po' di tempo. Che differenza c'è in realtà tra un'analisi del DNA che promuove la trascrizione e un promotore trascrizionale normale, come li abbiamo sempre studiati nei libri di testo? E di fatto siamo dovuti andare nei libri di testo per trovare la risposta, perché ci siamo così ricordati, ci siamo dovuti rinfrescare la memoria che l'RNA polimerasi non è che va a un promotore da sola, ma viene orientata, viene localizzata, orientata e attivata dal cosiddetto pre-initiation complex, che è tutta una serie di subcomplessi, TF2D, TF2A, 2F2H, che appunto servono all'attivazione dell'RNA polimerasi. Forse tutti voi vi ricorderete la Tata Binding Protein, TBP, appunto, è uno di questi, è una di queste proteine, parte del TF2D complex. Perciò ci siamo chiesti, è possibile che i double strand break e i promotori si distinguono dal fatto che i promotori canonici reclutano il pre-initiation complex, mentre il double strand break no, soltanto soltanto l'RNA2. Perciò abbiamo fatto un esperimento abbastanza semplice concettualmente e anche tecnicamente. Abbiamo introdotto un singolo double strand break in una regione non trascritta e abbiamo fatto tutta una serie di chromatin immunoprecipitations per mappare attorno al sito di danno, a diverse distanze, l'accumulo di componenti del pre-initiation complex o della RNA polimerase 2. E abbiamo scoperto che vicino al double strand break, cioè 100 basi di distanza, appena noi induciamo il danno, queste sono le barre grigie, le barre nere sono prima del danno, induciamo il danno, vediamo damage to X, perciò vediamo questo marcatore di danno che ci conferma che stiamo inducendo il DNA damage, vediamo l'RNA pol 2 che viene reclutata, non vediamo l'RNA pol 1, non vediamo l'RNA pol 3, ma vediamo anche TBP, TF2A, TF2B, TF2E, FH, mediator 1, CDK7, CDK9, poi vediamo l'intero pre-initiation complex e anche di più per il mediator 1, probabilmente anche oltre la formazione del pre-initiation complex, che viene reclutato in prossimità del double strand break. Ci siamo un poco spostati a diverse distanze dal double strand break, abbiamo visto che distante dal double strand break vediamo soltanto 2 kb, vediamo soltanto l'RNA pol 2, non vediamo più l'RNA, non vediamo più il pre-initiation complex, e a 3 kb, e noi sappiamo che i nostri trascritti sono lunghi tipicamente meno di 3 kb, vediamo soltanto gamma H3X, questo marcatore di danno. Perciò quello che vi mostro lo stesso dato in una maniera grafica forse più appealing e più semplice. Quello che abbiamo scoperto è che si rompe il DNA, il mRNA recluta il pre-initiation complex, questo e l'RNA pol 2, questi trascrivono questi RNA, e di fatto noi quello che stiamo adesso immaginando è che si riformi una unità funzionale trascritto, di fatto viene creato un gene con il suo bravo promotore, col suo pre-initiation complex, una regione trascritta, e al 3' di questa regione trascritta c'è cioè appunto un sito di terminazione, e perciò i prodotti vengono rilasciati. Perciò questo è in buona parte e confonde la distinzione tra un promotore canonico e gli eventi associati
al danno, al DNA. E adesso stiamo lavorando in diverse direzioni in questo senso e ci possiamo per esempio anche chiedere perciò se il danno non sia una caratteristica associata anche ai promotori canonici. E questo è un qualcosa che ci affascina e che stiamo continuando a studiare, perché di nuovo coinvolgerebbe in maniera ancora più intima la gestione delle lesioni del DNA con il mantenimento della funzionalità del genoma. Perciò, che differenza c'è tra un double strand break e un promotore? Onestamente, al momento non ne abbiamo trovata neanche una, ma ovviamente stiamo continuando a cercare. La domanda ovviamente chiave, anche se in parte l'ho svuotata un attimo fa, è cosa servono questi RNA? Nel senso, perché la cellula usa tempo ed energia per sintetizzare RNA che non sono codificanti a questi siti di lesione? Non potrebbe semplicemente reclutare delle proteine lì e cercare di riparare queste lesioni? E questo è un qualcosa che avete già sentito nella presentazione precedente. Ci sono tutta una serie di eventi in cui delle proteine o anche degli RNA si possono aggregare in uno spazio definito e aumentare la loro concentrazione lì e perciò forse acquisire anche delle funzioni diverse. Si parla appunto di phase transition o liquid demixing o la formazione di condensati. Di fatto sono dei blob, come dire, delle goccioline di proteine o proteine RNA, e alcune volte anche solo RNA, appunto, con una densità superiore a quella del resto della cellula, al resto del nucleoplasma, in questo caso parliamo sempre di eventi nucleari, in cui appunto questi eventi possono accadere. E perciò abbiamo cominciato a carezzare l'ipotesi che questi RNA che vengono sintetizzati alle lesioni in qualche maniera contribuiscano alla generazione, alla formazione di questi blob, queste strutture liquide e viscose. E semplicemente guardando come evolvono queste lesioni e questi foci, già questa ci dà delle indicazioni che in effetti questi foci potrebbero essere liquidi, perché queste sono delle immagini di cellule che abbiamo irradiato e queste cellule esprimevano 50TB1, questa proteina che si accumula e si gli danno, fusa a GFP. Perciò ognuno di questi segnali qui è un segnale di proteine, fuse a GFP. E come vedete, in seguito alla generazione di danno si vedono prima una serie di foci che sono aumentano inizialmente il numero, perché c'è il sense, il DNA damage, dopodiché il loro numero rimane costante, invece crescono, cioè ogni singolo focus cresce in dimensione, e dopodiché questi foci incominciano a fondersi, proprio come si potrebbero fondere nel tempo delle, classico esempio, appunto, le gocce di olio in una soluzione acquosa. Perciò questa è già una evidenza, in questo senso, circa la liquidità di queste strutture. Visto questo, abbiamo iniziato a lavorare con un gruppo di fisici all'Università di Milano, perciò Roberto Cervino e il suo fantastico ricercatore Fabio Giavazzi. Abbiamo cominciato a usare degli approcci quantitativi per dimostrare le caratteristiche liquide di queste strutture. Questo, per esempio, non è un approccio quantitativo, però credo sia estremamente informativo anche per una persona non troppo quantitativa come me. Questo è un film di 40 secondi della vita di un focus, di un single focus di 50TB1. E vedete quanto dinamico, quanto wobbly sia questa struttura, e immediatamente di nuovo dà un'idea di una struttura certamente non solida. Abbiamo anche fatto dei saggi quantitativi per determinare le caratteristiche biofisiche di questi foci, perciò frap and fluorescent recovery forse è uno dei saggi principe per determinare le caratteristiche di queste strutture, e abbiamo perciò bruciato questo focus, abbiamo misurato in quanto tempo veniva recuperato il segnale. Questa è la quantifica di questo esperimento. Vedete che nel giro di 10 secondi
circa il 50% del segnale è stato recuperato, perciò è chiaramente un evento estremamente rapido. Questo è tutta una serie di altre misurazioni, per esempio insieme ai nostri colleghi appunto dell'Università di Milano abbiamo caratterizzato anche le capillary waves, che sono appunto le ondulazioni sulla superficie di questi foci, e tutto, questo ci ha permesso di concludere appunto che certamente queste strutture sono liquide e abbiamo calcolato anche una densità che è prossima a quella del miele. A questo punto ovviamente volevamo verificare qual era il contributo dell'RNA nel conferire queste caratteristiche viscose, liquide a questi foci. E perciò abbiamo pensato che poteva essere, questa merita una spiegazione, questo appunto è, come noi vediamo i foci, appunto un aggregato di proteine tenute assieme da un web, diciamo, un network di RNA sintetizzate appunto localmente. Però appunto un modo per dimostrare la funzione di questi RNA sarebbe di inibirne la funzione e di conseguenza determinare le conseguenze della loro inibizione. Perciò abbiamo deciso di disegnare degli oligonucleotidi antisenso specifici contro questi RNA, cioè abbiamo generato un DAN in un sito noto, perciò di sequenza nota, perciò sapevamo gli RNA che sequenza avrebbero avuto, e di conseguenza abbiamo potuto disegnare gli antisenso contro questi RNA. E perciò l'idea appunto a questo punto diventa di distruggere i foci con questi oligonucleotidi antisenso, come dimostrato in questo cartone. Abbiamo fatto gli esperimenti, non ve li mostrerò, vi posso garantire appunto che vediamo i foci sparire in maniera sequenza specifica, ma questo veramente era un tool in realtà per rispondere alla domanda: quando noi distruggiamo questi foci, li distruggiamo e questi foci spariscono come un solido o come un liquido? E qui di nuovo l'interazione con i nostri colleghi fisici è stata essenziale, e cerco di spiegarvi in maniera molto, molto semplice. Se io distruggo un solido, un masso, quando lo distruggerò l'avrò distrutto in tanti pezzettini di pietra, perciò il grande masso avrà perso volume, sarà diventato tanti pezzettini, ma questi pezzettini restano pezzettini di roccia, hanno la stessa densità del masso iniziale, perciò abbiamo una perdita di volume, ma la densità rimane costante. È differente invece il caso di un qualcosa di liquido o liquido viscoso, che nel momento in cui lo distruggo di fatto lo sciolgo, e perciò all'inizio avrò un calo di densità interna e solo successivamente una perdita di volume. Perciò l'idea è stata, quando noi inibiamo gli RNA sintetizzati al sito di Dano, perciò vediamo la perdita, la distruzione di questi foci, targetati da questi oligo antisenso spariscono come solidi o come liquidi? In altre parole, abbiamo una perdita di volume prima o una perdita di densità prima? E perciò abbiamo fatto una serie di esperimenti, e qua il più semplice appunto focalizzarsi su queste misurazioni, che vedete nel tempo, questa è la stessa scala temporale, c'è un drop più drammatico in termini di densità rispetto a un drop in termini di volume. Perciò i foci prima perdono densità e poi perdono volume, perciò si sciolgono e non si distruggono, appunto, perciò seguono le caratteristiche di un corpo liquido, appunto, che veniva appunto distrutto. Perciò questo era quello che volevo dirvi oggi specificamente per quel che riguarda gli eventi di liquid-liquid phase separation ai siti di Dano. Adesso voglio essere un poco più specifico, brevemente, su sull'impatto di queste osservazioni in termini di neurodegenerazione. Sappiamo che molti pathways sono differentemente alterati nella SLA, e questi sono alcuni di questi pathway. Certamente il metabolismo dell'RNA credo si possa dire sia
eminente tra le molte alterazioni che stanno emergendo in questa malattia, e certamente non ha bisogno di introduzione il concetto che mutazioni in FAS e alterazioni nelle proprietà di TDP43 sono un evento causale nella malattia, e perciò pongono questi due geni e i prodotti di questi due geni molto upstream nel processo neurodegenerativo che coinvolge l'LPS events, e già è stato accennato prima e adesso continuerò a descrivere forse in maggiore dettaglio, anche contribuiscono e regolano e sono regolati dal DNA damage response. Forse il punto di partenza chiave forse deve essere questo set di risultati. Questo è solo un esempio, ce ne sono anche altri in letteratura che descrivono appunto la presenza di danno e la presenza dell'attivazione di un danno, di una risposta al danno nucleare in appunto in pazienti di SLA, che in questo caso che differenti mutazioni in fase in questi, in cui vedete appunto dei motoneuroni che sono stati appunto colorati con anticorpo anti-gamma H2X, e vedete questo diffuse staining che chiaramente indica la presenza di danno e di conseguenza l'attivazione di un DNA damage response. Perciò anche su queste basi, adesso nel nostro laboratorio già da molti anni stiamo studiando gli eventi e le alterazioni associate all'attivazione del DNA damage response quando le cellule esprimono forme mutate di FAS e di TDP43. Oggi mi concentrerò soltanto sugli eventi che seguono appunto l'espressione di FAS P525L, una mutazione nota nel campo, e come anche la professoressa Carra, anche noi usiamo le ILA per esprimere questi costrutti e verificarne le conseguenze, e quello che abbiamo scoperto appunto che quando noi esprimiamo wild type FAS oppure la forma di FAS mutato, soltanto nel caso della forma di FAS mutato vediamo la formazione di queste inclusioni citoplasmatiche per FAS che sono indipendenti dalla generazione di danno esogeno, e questo appunto è una caratteristica specifica appunto della forma mutata, perché e questo nonostante appunto esprimiamo livelli simili della forma wild type e della forma mutata, anzi la forma mutata è anche espressa in maniera efficace. Quello su cui questa è la quantifica che indica che circa il 20% delle cellule in cui appunto esprimiamo la forma mutata di FAS accumulano queste inclusioni citoplasmatiche. E qui forse è l'occasione ed è la comunità giusta per condividere forse quello che in parte è anche un limite di questo approccio. Noi costantemente osserviamo che non riusciamo a ottenere una popolazione omogenea di cellule che sviluppano queste inclusioni citoplasmatiche, e gli esperimenti in questo caso sono fatti attraverso trasfezione transiente, ma abbiamo provato diversi sistemi stabili e inducibili, e non riusciamo a fare di meglio. Perciò sicuramente sarei curioso e sarei interessato a discutere anche con altri colleghi che in questo momento ci stanno seguendo, se ci sono alternative migliorative rispetto a questo sistema, che chiaramente è eterogeneo. Noi non stiamo lavorando con una popolazione omogenea di cellule, perciò se a livello di immunofluorescenza si possono sicuramente trarre delle conclusioni, e gran parte dei nostri risultati che dopo dimostrerò sono basati appunto su immunofluorescenza, perciò single cell studies, avere un sistema più omogeneo permetterebbe di fare studi per esempio in bulk, per esempio di RNA-seq o biochimici, che in questo momento vengono ridotti in termini di reliability e di impatto a causa appunto di questa eterogeneità della popolazione. Perciò questo per dire appunto che
osserviamo questa formazione di queste inclusioni citoplasmatiche e l'osservazione interessante per noi è appunto che queste sono associate, come voi potete vedere, con una ridotta formazione di foci per 50321, perciò queste sono cellule in cui esprimiamo wild type FAS, vedete che in seguito a trattamento con agenti che generano danno vediamo tutti questi foci, queste cellule che sono positive per FAS e anche sviluppano questi foci, queste cellule che hanno queste inclusioni citoplasmatiche, come vedete, o meglio anche questa in cui appunto abbiamo esposto le cellule al DNA damage, è un trattamento che danneggia il loro DNA genomico, vedete che i foci per 51 non riescono a formarsi e questa è la quantifica, vedete tre diversi esperimenti, vedete le differenze che sono importanti, sono significative. Perciò abbiamo una riduzione nella capacità di 51 di accumularsi ai siti di danno e vediamo anche una cosa ancora molto meno aspettata, ed è la formazione di questo diffuso pan-nuclear gamma H-track staining. Vedete, queste sono cellule appunto con queste inclusioni citoplasmatiche, vedete che in queste cellule esposte di DNA damage accumulano questo pattern di gamma H-track, che è certamente un pattern aberrante, non normale. Questo non è la tipica focal accumulation, phosphorylation di HTX attorno a delle lesioni. Vediamo l'intero nucleo diffusamente colorato da questi anticorpi e questo è un qualcosa che stiamo attivamente cercando di capire se l'origine, la natura della potenziale lesione e chiaramente gli eventi che portano a questa fosforilazione. Posso anticipare che questi segnali sono dipendenti dalle chinasi tipiche che sono coinvolte nella fosforilazione di ATM in seguito alla generazione di DNA da Western Break, perciò ATM e DNA-PK, ma non ATR. ATR è un paralogo di ATM ed è tipicamente attivato in seguito a uno stress replicativo, perciò un qualcosa che va storto nella replicazione del DNA, qualcosa che viene alterato e porta tipicamente alla formazione di single strand DNA. Non sembra essere il caso. Perciò vediamo questo diffuso gamma H2X e abbiamo anche visto che le stesse cellule che esprimono, che accumulano queste cytoplasmic infusion, cytoplasmic inclusions di FAS mutato, vediamo anche appunto la formazione di questi bodies per P62 citoplasmatici e questa è la quantifica. Mentre concludo con questa slide e il risultato. Io lì stavo solo in mezzo a fare una foto, in realtà è Ubaldo Gioia e soprattutto Sofia Francia, con cui collaboriamo da anni, sono stati le persone che hanno portato avanti questi progetti. E appunto volevo concludere dicendo che Sofia Francia appunto darà un seminario penso tra qualche settimana proprio su questi temi, su FAS e anche su TDP for the Paper, che sarà sicuramente più dettagliato, più approfondito di quello che vi ho dato oggi in questa occasione un poco più introduttiva forse. Perciò mi fermo qui e sarò felicissimo di rispondere alle vostre domande. Grazie, grazie a entrambi. Rinvito anche Serena a riaffacciarsi. Molto belle. Mi hai quasi bruciato la novità, ma la diremo alla fine, quindi teniamo tutti un po' ancora in sospeso. Abbiamo alcune domande e Stefania dovrebbe avere dato l'accesso proprio anche alla presentazione. Alessandro Rosa adesso, che è il primo a parlare. Quindi il primo che ha chiesto è Alessandro Rosa. Vi chiedo la cortesia di avere domande, di essere abbastanza sintetici sia nelle domande che nelle risposte, perché così abbiamo la possibilità di sviscerare un po' tutti i temi che sono arrivati. Grazie. Quindi Alessandro, se ci senti, se riesci. Sì, mi sentite? Eccoti. Sì. Prego. Grazie. Allora, beh, intanto brevissimamente complimenti a tutti e due gli speaker, bellissime presentazioni, ho imparato tantissimo come al solito in questi seminari, quindi sono molto contento dell'organizzazione e degli speaker.
Per Fabrizio da Delfa Cagna avevo un commento sul discorso che facevi sull'espressione della proteina FUS mutata, che è differente nelle singole cellule trasfettate, sia in transiente sia in inducibile. Non so quale sistema inducibile usi, ma ti confermo che è la stessa cosa che vediamo noi con il nostro sistema inducibile, sia per FUS che per TTP43, sia in ILA sia per esempio in EC. Quindi ogni volta che tu esprimi ectopicamente, diciamo, queste proteine mutate, vedi una differenza sostanziale da cellula a cellula. Quindi è una cosa che, insomma, è abbastanza attesa, ecco, non mi stupisce questo tuo... Questo come la risolviamo? Allora, noi ovviamente abbiamo dei sistemi basati su cellule IPS con la mutazione P525L endogena, e a quel punto ti dico che la variabilità da cellula a cellula è molto molto ridotta. Perfetto. Non che non ci sia un po' di variabilità, però è estremamente ridotta rispetto a quell'evidente, diciamo, disomogeneità che anche tu osservi. Basta, grazie. Okay. Molto interessante, sarebbe certamente questo è il setup più fisiologico, quello che tu proponi. Resto intrigato e infastidito da questa variabilità che chiaramente non riusciamo a controllare e non riusciamo a spiegare, perciò chiaramente verrebbe quasi da dire, appunto, che l'espressione di FAS mutato non è sufficiente a generare lo stesso fenotipo in tutte le cellule, però appunto mi rincuora certamente che appunto non siamo l'unici. Magari poi, se vuoi, ci possiamo confrontare su questo argomento tecnico senza togliere tempo, insomma, alla discussione di altre. Perfetto, grazie mille, sicuramente. Grazie, la prossima domanda è per Serena Carr ed è Fabrizio Chitti. Se ci senti, se riesci ad essere... Okay. Eccoti, prego. Sì, allora, volevo chiedere a Serena, avevo scritto anche nel box questions and answers, riguardo la TDP43, perché inizialmente tu l'hai presentata come una proteina che forma fibrille amiloidi, no? come tanti altri sistemi. Ora, come probabilmente sai, c'è un po' un dibattito, no, in letteratura, se questi aggregati, anche laddove sono fibrillari, perché spesso vengono osservate fibrille, siano in realtà amiloidi o di altra natura, perché il C-terminale, per esempio, forma in vitro fibrille, la proteina fullenta ancora non è stata convertita in fibrille neppure in vitro, e quello che fa pensare sono proprio gli aggregati osservati nei motoneuroni dei pazienti, perché tutti gli investigatori che ci hanno messo le mani da varie fonti, ecco, non hanno mai trovato strutture amiloidi, in realtà sembra che siano strutture di altra natura, e volevo sapere la tua opinione a riguardo, ecco. Allora, ho perso l'inizio di quello che hai detto. No, dicevo che cioè inizialmente, no, nella tua introduzione hai fatto una presentazione, hai introdotto generalmente, no, gli aggregati amiloidi e hai citato tra le varie proteine anche TDP43, ecco, questo è quello che ho detto all'inizio. Sì, ho capito. Allora, noi nei nostri studi, quello che stiamo osservando, ovviamente non andiamo ad avere una definizione come quella che può essere facendo degli studi in vitro della propria struttura, come so che voi fate anche nel vostro laboratorio, di tipo amiloide. Quello che utilizziamo è questo DAI, questo AmiloGlow, che rileva strutture di tipo amiloidogenico reversibile. È ovvio che il termine forse, cioè, ci vorrebbe, sarebbe forse necessaria una terminologia più appropriata, perché effettivamente ti do ragione che tendiamo a leggere il termine, cioè associamo il termine amiloide proprio alla classica aggregato amiloide Alzheimer, ma in realtà, come dici tu, hanno delle conformazioni diverse, a maggior ragione, insomma, questi che noi vediamo formarsi in maniera repentina in seguito allo stress, che fanno parte, cioè questa, quella che chiamiamo amiloidogenesi reversibile, che fa parte della risposta endogena della cellula, è probabilmente molto lontana da un punto di vista strutturale dall'amiloide classica, anche se in realtà vengono poi rilevati dagli stessi DAI, il Congo-RED e l'AmiloGlo stesso, che rilevano anche le amiloidi proprio vere e proprie. Ma che proteine sono queste, lo sai? Come? Che proteine sono, lo sai? Come? Che proteine sono, lo sai?
Ah, allora, sono stati fatti esperimenti per esempio per i corpi nucleurali di tipo amiloidogenico, sono stati fatti degli esperimenti di spettrometria di massa e si trovano tantissime proteine diverse. Di fatto i DRIPS sono in natura estremamente eterogenea, quindi sono, non abbiamo un'idea chiara di che, se non per alcuni esempi, di che cosa fa sì che alcune proteine abbiano una tendenza principale ad andare, ad esempio, all'interno del granulo da stress piuttosto che ai corpi di PML o ai granuli da stress stessi. Quindi, nel caso del nucleolo, è stato dimostrato che proteine che hanno questo stretch di polielisina, noi stessi l'abbiamo dimostrato, hanno un targeting lì. L'arricchimento di arginina fa fare un accumulo prevalentemente a livello del nucleolo. La presenza di modificazioni post-traduzionali come il SUMO induce prevalentemente l'accumulo nucleare e preferenzialmente il targeting a livello dei PML bodies, proprio per il discorso che PML fa da scaffold per le proteine sumoilate. Quindi sono numerosi i fattori e sono estremamente eterogenei nella loro composizione. Quello ci porta a pensare che proprio cioè un massiccio rilascio di proteine sia preesistenti ma prevalentemente di nuova sintesi che si trovano in uno stato di folding non corretto possono essere direzionate a vari tipi di questi organelli senza membrana che si formano molto rapidamente ed è l'aumento della concentrazione proteica che ne determina la conversione in uno stato amiloidogenico reversibile. Ho capito. Grazie. Già. Abbiamo un'altra domanda, scusate, vado veloce perché sono già le 4, volevo riuscire quantomeno ad affrontare tutte le domande che ci sono arrivate. Una domanda da Ilaria Ghiro, direi per Fabrizio. Sì, buongiorno. Io mi chiedevo, innanzitutto ottime presentazioni entrambe, complimenti. Era un po', diciamo, a livello base sull'apparato della trascrizione dell'RNA che viene al sito del danno cellulare. Ma questa trascrizione dell'RNA innanzitutto è indipendente dalla fase in cui, cellulare in cui si trova la cellula al momento del danno? E secondariamente c'è qualche relazione a seconda ci sono diversi pathway di riparazione del DNA a seconda della fase in cui appunto si trova la cellula, c'è una qualche relazione con questi sistemi di riparazione, si sa qualcosa a riguardo? Sì, noi abbiamo testato questo in maniera, appunto, era chiaramente una domanda che interessava anche a noi, e la risposta è che questi eventi trascrizionali accadono in tutte le fasi apparentemente del ciclo cellulare, perciò sia in cellule ciclanti che in cellule non ciclanti, per quel che riguarda il loro contributo al riparo non-homologous end joining versus homologous recombination, nel momento in cui inibiamo le funzioni di questi RNA specificamente con questi oligonucleotidi antisenso, vediamo che impattiamo sia sul non-homologous end joining che sull'HR. Perciò siamo pronti a pensare in questo momento che impattiamo su entrambe le modalità di riparo. Sì. Grazie. Grazie. Una domanda da Lorenzo Stufera Meccarelli. Prego, Lorenzo. Salve, buon pomeriggio a tutti. Volevo chiedere al professor Dada di Pagagna dei chiarimenti, diciamo, riguardo a quel processamento di questi, diciamo, RNA lunghi non codificanti prodotti nella sede del danno. Mi sembra, non vorrei sbagliarmi, nella parte iniziale lei ha specificato che è anche proprio il processamento poi di questi RNA e la produzione di, diciamo, RNA, microRNA-like, tra virgolette, ad essere fondamentale per poi contribuire al processo di riparazione. Volevo capire in qualche modo se si sa qual è il meccanismo alla base e più che altro anche quali sono le evidenze a supporto del fatto che siano proprio Dicer e Droscia a processarli. Ed infine, visto che il riconoscimento dei substrati e dei precursori da parte di questi, diciamo, di queste di Dicer e Droscia sembra essere prevalentemente legata alla struttura secondaria dei precursori, cioè questo vuol dire che tutti gli RNA associati al danno, anche nonostante appunto questo danno avvenga in maniera diciamo casuale, poi presentano queste strutture secondarie o vengono riconosciuti e processati in modo differente? Bene, allora ho fatto tante domande, ho delle risposte a tutto, meno che all'ultima domanda che forse era la più intrigante e alla quale non abbiamo ancora una risposta chiara. Perciò per farla breve, sì, il processamento serve perché gli RNA corti sono necessari per attivare il DNA damage response, perché se tu fai il knockdown di Dicer o il knockdown di Droscia, i foci non si formano quando danneggi le cellule. Quello che abbiamo fatto è, li abbiamo sequenziati, alcuni di questi RNA quando generavamo danno in una sequenza
precisa e poi li abbiamo sintetizzati, chimicamente li abbiamo ridati alle cellule, in cellule che non li avevano, e questo ha permesso la riformazione dei foci. Perciò siamo abbastanza confident, siamo abbastanza certi che questi RNA servono, e perciò la sequenza degli eventi, che c'è un precursore iniziale lungo che deve essere processato per generare corti. Questo processamento, posso anche aggiungere, accade localmente, perché abbiamo recentemente pubblicato che Drosha si accumula e si ridanno, e altri hanno pubblicato che Dicer, che notoriamente dovrebbe vivere nel citoplasma, nella sua forma fosforilata viene visto ai siti di danno, perciò c'è anche una frazione nucleare di Dicer. E l'interazione tra RNA corti ed RNA precursore complementare, questa sequence-sequence pairing, è necessario per la formazione di questi foci. Questo l'abbiamo anche ricreato in vitro in tutta una serie di settings. Perciò su questo abbiamo le idee abbastanza chiare. Circa i requirements di Dicer, abbastanza forse meno specifico, vedo un double-stranded RNA, riuscirà a tagliuzzarlo. Drosha forse sembra che abbia preferenze per una certa struttura, un certo stem and loop di una certa dimensione, e taglia la base o si lega alla base, e su questo non abbiamo delle idee chiare. Sono certamente d'accordo con te che ogni RNA avrà una sequenza diversa e potenzialmente una struttura diversa, ma sono anche relativamente certo che questi RNA, che sono lunghi 2-3 kb, si folderanno in tante maniere, e alcune di queste, di nuovo sono abbastanza certo, avranno una struttura che può essere riconosciuta da Drosha, e che possa perciò processare questi fold da RNA. Perciò in questo senso pensiamo appunto che ci sia la potenzialità che Drosha processi direttamente questi RNA. E in conclusione, siamo abbastanza certi che Drosha dell'Italia, perché abbiamo anche espresso, abbiamo fatto il knockdown dell'endogenous Drosha e abbiamo riespresso una forma mutante di Drosha che era incapace di clear gli RNA, vediamo che questo non rischiava il fenotipo. Perciò non è solo che Drosha deve essere al sito di danno per fare qualcos'altro, deve essere al sito di danno per tagliuzzare questi RNA. Grazie, grazie mille, e complimenti a entrambi. Mi sembra che si aprono più domande che risposte. Ne abbiamo ancora due domande veloci, per cortesia, perché siamo già un po' in ritardo. Una da Valentina Feiner, credo sempre per Fabrizio. Prego. Sì. Mi sentite? Sì. Sì. Allora, grazie per il talk. Avevo una curiosità. I foci di P62 colocalizzano con quelli del FUS mutato nelle cellule? Onestamente dovrei rivedere i dati su questo. Sì. No, esatto. Cioè, mi chiedevo se voi pensate che P62 sia una sorta di ponte tra l'aggregato con TDP63 mutato e il DNA damage. Giustissimo, credo che la colocalizzazione ci sia, ma sia parziale, è certamente qualcosa che noi dobbiamo verificare meglio. Ok, va bene, grazie. Grazie, l'ultima domanda da Fabian Feghin. Prego Fabian. Non ti sentiamo. Buongiorno, molto belli il talk. Volevo chiedere a Fabrizio Dada di Fagagna, ero molto sorpreso, stupito degli aggregati del FUS che aveva trovato. Le volevo chiedere se quella formazione di quell'aggregato era dovuto all'attività di binding all'RN del FUS o TDP43. Allora, questa è una mutazione che impatta sull'NLS, perciò questo è la conseguenza appunto dell'accumulazione delle cellule plasmatiche. Non credo che queste mutazioni riducano o alterino le proprietà di RNA binding, perciò questo non abbiamo, però onestamente non l'abbiamo testato noi direttamente. Grazie. Ancora una, Davide Mariani, prego. Sì, salve, buon pomeriggio a tutti. Una domanda sempre per Fabrizio riguardo al: avete evidenze del reclutamento anche di DGCR8 insieme a Drosha sui lunghi RNA precursori poi degli small? Allora, no, non abbiamo
non abbiamo fatto saggi di chip o di biochimica, abbiamo fatto dei saggi funzionali in cui vedevamo un impatto dell'inattivazione di DGCR8 sì, sul DDR, che però non abbiamo approfondito. Però sì, sicuramente appunto in seguito all'inattivazione di knockdown di DGCR8 appunto abbiamo visto delle alterazioni, un impaired attivazione del DNA damage response. Perciò risposta breve, sì, pensiamo che anche DGCR8 contribuisca. Ok, no, perché mi chiedevo se magari diciamo il reclutamento di droscia su questi RNA che sono poco canonici come substrati di droscia potesse dipendere anche dall'interazione di droscia con altri fattori. Assolutamente sì, assolutamente possibilissimo. Grazie. Bene, grazie mille, molto interessanti e spero che ci possano anche essere nuove opportunità anche di interazione e di discussione che nascono da queste visioni nuove un po' anche di quelle che sono delle informazioni più classiche o che conoscevamo già da un po'. Ripasserei a questo punto la parola a Stefania Guareschi che ci anticipa il seminario della prossima volta. Esatto, vi reclutiamo già per il 4 maggio, giornata in cui terremo un secondo webinar per ampliare un po' il discorso che parte da oggi, in particolare su TP43, e avremo un po' di speakers, a parte l'apertura di Emanuele Buratti, avremo Fabrizio Chiti dell'Università di Studi Firenze che parlerà della struttura e morfologia di TP43, poi Emanuele Buratti che invece parlerà delle proprietà di splicing legate sempre di TP43, Antonia Ratti che si occuperà invece del trasporto nucleocitoplasma, delle alterazioni insomma di TP43 e della sua localizzazione e infine Sofia Francia che si ragaccerà un po' al discorso fatto oggi legando le mutazioni di TP43 al danno al DNA e al DNA damage response. Quindi vi attendiamo tutti il 4 di maggio alle 14. Ecco, considerato abbiamo mantenuto diversi speaker insieme proprio per cercare di mantenere un'omogeneità di approccio e di integrazione, diciamo, della discussione su TDP43, magari possiamo considerare di allargare un po' i tempi, visto che siamo sempre così stretti e le cose da dire poi alla fine sono tante e che non vogliamo neanche prendervi troppo tempo rispetto alle vostre altre attività. Comunque manderemo a breve il save the date e poi potrete iscrivervi se siete interessati. Ringrazio di nuovo i nostri speaker, quelli che ci hanno vivacizzato con la discussione e tutti quanti voi per essere stati con noi a seguire questo webinar e vi invitiamo appunto al prossimo. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao. Buon pomeriggio, grazie.